Buonasera ragazzi e ragazze. Allora, oddio, c'ho il ventilatore sparato in faccia perché fa caldo. Comunque, video prodotti finiti, ovviamente acquistati e recensiti. Andrò velocemente perché sono relativamente pochini. Allora, prima di tutto ho finito questo smalto della Uesensi. Non so, l'avevo comprato in quei negozietti tutto a 50 centesimi. Era da 16 ml in questo colore verde menta con tanti sbrilluccichini. È rimasto liquido perfetto per tutta la durata. Poi ho finito questo stick antirughe con contorno labbra e contorno occhi e contorno labbra della Bottega Verde, con olio di rosa moschetta, vitamina A ed E. L'ho anche bucherellato sotto, l'ho scavato e l'ho continuato a utilizzare mettendolo in un piccolo vasetto. Poi ho finito questa, che era la matita per le sopracciglia della Essence, è rimasta incastrata dentro, quindi vi posso far vedere il mozzicone che mi è rimasto. Poi ho finito le salviette asciugasebo della Kiko, e ora sono senza, le devo comprare, mi finisco sempre in estate, chissà perché. Acquisti, sono passata da Idea Bellezza, c'ho la luce sparata quindi non si vede bene, e ho acquistato della Debbie questo smalto color verde mintina, il numero 61, e l'ho pagato 4,50 euro. Poi sono passata alla Coin e ho comprato tutto il set per poter fare la nail art, quella con le lunette, che già ci avevo provato, come sapete non è andata bene l'esperimento. Allora ho comprato tutto il set 1, 2, 3 e le lunette. Voglio vedere se così funziona, se così funziona bene, altrimenti amen, ci ho provato. Comunque il set si compone di una lima, di una base che io l'ho scelta bianca, la nuova versione, perché l'altra versione è completamente trasparente, ma io il French lo preferisco a base bianca. Poi ovviamente il top coat e le lunette. Io ho preso sempre la versione più lunga che mi piace di più. E come mamma, la Coin mi ha dato dei fazzoletti, non mi ha dato uno scontrino. Lo devo conservare perché sono, per quanto ho capito ci dovrebbe essere uno sconto, quindi questo si conserva. Ah, per i prezzi, un attimo. Allora, 2,99 i top coat, cioè gli smalti, il base coat e il top coat. 3,99 le lunette e 3,49 la lima due facce. Poi acquisto scarpettoso, questo me l'ha fatto, me l'ha regalato la mia mamma. Sono queste, sono scarpe bellissime, ultra scomodissime, ma belle belle assai. Le ho già indossate un paio di volte, sono troppo belline, hanno questo tacco doppissimo, sono un colore argento un po' più scuro, hanno questo tacco doppio alto un bel po', con la zeppa che è squadrata, ha la fascia alla caviglia doppia che si chiude con clip e qua ha il fascione sul piede. Sono un pochino scomodine, io però le ho portate, le due volte in cui le ho indossate le ho messe con le calze, quindi il piede più di tanto non scivolava e non mi grattava neanche qui al tallone, quindi tanto dolore non ho sentito. Però secondo me senza calze dovrei comprare i cuscinetti di silicone. Acquisto fatto di recente, stasera è la prima volta che le indosso, queste bellissime scarpine marinarette con tacco zeppa incorporati, tutto così, hanno il cinturino alla caviglia e il fiocchetto qua sul piede. Le ho prese da Bata, però non è marca Bata, ma è questa marca, si chiama
fresh. Per quanto ne ho capito, perché non si capisce bene su internet, sul sito della Bata c'è questa marca come altre, quindi credo che sia o una sottomarca o comunque una marca venduta in esclusiva da Bata, perché al Bata Salerno non l'avevo mai vista questa marca. Le ho trovate alla Bata al centro commerciale, sempre a Salerno, però nella zona industriale, quindi mo non so. Dalla forma, e qua sono un pochettino morbide, dovrebbero essere comode, ma non si sa, magari mi scriverò un fumetto e vi farò sapere. Ok, recensioni. Iniziamo da questa crema, oddio, come si chiama? Questa crema deodorante per corpo, sì, per il corpo. È della Marbet. Allora, la confezione è da, non mi ricordo, da 50 ml, si presenta così in viola, bel colore. Il prodotto è abbastanza liquido all'interno, quindi va un attimo shakerato, specialmente le volte che lo si usa. Esce fuori una cremina bianca e in una dose anche così piccola va massaggiata, e questo pochino vi basta per entrambe le ascelle. Ha un odore un po' forte, sembra un odore di deodorante maschile, quindi non mi piace molto, però il suo lavoro lo fa, nel senso, aiuta a prevenire i cattivi odori per un lasso di tempo molto più lungo dei normali deodoranti, stick, spray, roll-on. L'unica cosa che non mi piace proprio è il fatto che ha questo odore prettamente maschile. Lo si può usare ovviamente in tutte le parti in cui si soffre di sudore, quindi a parte le ascelle, i gomiti, sotto le ginocchia. Credo che sia buono. Ultimo prodotto è Essence della linea Nail Art, il Selling Top Coat. Non si legge. Allora, pennellino è da 10 ml, ha il pennellino classico tondo, setole abbastanza lunghe, quindi facile da stendere. Allora, ha un'asciugatura molto lenta, non è uno di quelli che lo si stende e si asciuga, anzi ha bisogno di un tempo lungo per asciugarsi. Questa cosa non mi è piaciuta, perché le prime volte che l'ho utilizzato ho dovuto rimettere lo smalto perché mi si era tirato tutto ed era una cosa terrificante. Ha un effetto molto gommoso, per questo si asciuga con molta lentezza, però lascia l'unghia non lucida, di più, lucidissima. Pecca al quarto giorno, già era scheggiato, specialmente la prima volta che l'ho indossato, la seconda al quinto, ma al sesto giorno in tutte e due le occasioni lo smalto era inguardabile, avevo perso tutto lo smalto sulle punte, era una cosa indecente. Ok, oddio, video brevissimo, sono stata brava. Ci vediamo prossimamente su questi schermi, vi mando un bacione e in gamba. Ciao ragazzi e ciao ragazzi.